La metropolitana, con un cane che si mangia i biscotti al cioccolato, il che vuol dire che morirà perché il cioccolato fa male ai cani. Ehi, ciao! È Dove diventato siamo? Ratatouille ora. Salve! Io sono Chester, topo di gran classe. Siamo in una stazione della Ma che metropolitana voce è per un londinese. Mia topo? temporanea residenza finché non avrò terminato i miei studi. I tuoi studi? Voglio Che cosa diventare vuoi uno diventare? chef. Avvocato? Strano, è quello che pensano tutti. In realtà voglio diventare agente di borsa e operare la mia scalata sociale dai cunicoli metropolitani. Molto bello! Senti, mi hanno detto che posso uscire da Londra attraverso queste gallerie. Ne sai niente? A volte le gallerie della nuova metropolitana sono Ne sai collegate niente, alle a vecchie volte. condotte per lo smaltimento delle acque piovane. Forse quei passaggi potrebbero condurti a destinazione? Grazie dell'informazione. Insomma, sono degli scivoli acquatici. Dunque, dunque, dunque. Ma scusami. È un altro topo e sei sempre tu? Scusami, sei tornato indietro. Ciao. Dimmi, Chester, perché alcune di quelle luci non funzionano? Le vecchie linee elettriche sono avvolte in cortocircuito. Se provi a usare apparecchiature elettriche qua giù, nessuno sa quello che può succedere. Può essere pericoloso. Di sicuro so che i microfoni delle cabine informazioni sono fuori uso, ma l'unica cosa veramente pericolosa è la terza rotaia. Attenzione a non toccarla quando è attiva, potrebbe far male. Va Farò bene. attenzione, grazie. Stasera cane alla griglia. Dunque, 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 dicevamo. La terza rotaia. Questa è la prima, immagino, vero? Vabbè, io intanto, come al solito. Ma stronzo! Splay game! Però più avanzano. Ma cosa? Vabbè, dicevo, più avanzano i livelli, più i nemici che stanno apparendo sono nemici che ci possono colpire a lungo raggio. E il che è un problema, visto che io gli vado sempre addosso a tutti. Che cacchio, la telecamera. Allora, calmi tutti. Questa? Posso interagire in qualche modo? Peccato, no. Mi aspettavo, non lo so, mi facesse uscire un cibo per almeno curarmi, però effettivamente forse. E scusami, quando è che dovrei capire quando è disattiva? Ah, forse è sempre attiva in questo momento. Boh, non l'ho capito. Ah, il fatto che sfarfallava vuol dire che era attiva? Vabbè, buono da sapere. Io pensavo che era un effetto solo di luci. Allora, credo abbia detto bad dog, tra l'altro, l'orsetto. Grazie, a dopo. Questa era la voce di Lisa, che era la stessa dello scoiattolo. Lo sapevo, cazzo. Non mi faccio fregare da questi giochi vecchi. Io le so le cose che succedono perché succedono altre 200 volte in altri 2000 giochi. Cazzo. Che bello quando indovini queste stronzate. Ti fanno. Non ti fanno pensare al fatto di essere triste a volte, eh? Allora, aspetta, ma posso. L'ho visto ancora illuminato o sbaglio? No, era una mia illusione. Dunque, dunque. Eccoci qua nelle fogne. Quindi Fallout aveva ragione. Una volta che entri nella metropolitana, entri nelle fogne. Ah! Io mi aspettavo che mi facesse alzare. Non in questo modo fatto così male. Aspetta. Ecco qua. Più che altro, allora, il vero problema è la telecamera. Mordi crudelia da parte mia. Dicevo, il vero problema è la telecamera che. Ah, vabbè, ma l'acqua non mi fa nulla. E allora. Aspetta. È un coccodrillo giocattolo, ok. No, aspetta. Mi stavo effettivamente chiedendo cosa potessi fare in acqua e posso almeno. Ah, scusami, pensavo che eri. Ciao Chester! Facciamo una nuotata? Non saprei. L'acqua sembra gelata. E No, poi ho l'acqua paura di sembra non saper nuotare radioattiva, troppo altro che. bene.
Io nuoto spesso qui e devo dire che l'acqua è molto pulita. Posso garantire che puoi avventurarti tranquillamente anche nella grande vasca idromassaggio che troverai più avanti. Una vasca idromassaggio? Sì, è proprio divertente. Ma attenzione ai giocattoli robot di Crudelia. Ne ho visto qualcuno che sguazzava da quelle parti. Sì, anche io. D'accordo, a dopo. No, più che altro uno, la vasca idromassaggio. Ho il timore che non sia un vasca idromassaggio e che sia un cesso. I coccodrilli respawnano e non danno oggetti, quindi andiamo un attimo per ordine. Qua non c'è nulla. Perfetto, quindi proseguiamo da questo lato. Prendiamoci le ossa qua dentro. E fermo. Ah, eccoti. Stavo dicendo, chissà dov'è il pappagallo. Vieni qua. Allora, di qua è morte? Ah, questa è la vasca idromassaggio, la grande vasca. O è questa? Non lo so. Ma avevo timore che dovunque scendessi io non potessi risalire, quindi vediamo. Qua posso. Di là non lo so. Sì, si è abbassata la diga. Madonna mia. Allora, calmi tutti. Tanto lo so che questa non è la zona giusta. Ma pezzo di merda. È affondato il Titanic. Comunque, dicevo, so che questa non è la zona giusta, ma probabilmente qua c'è solo uno degli altri cuccioli da prendere. E smetti di sparare acqua. Ah! Stavo per abbaiargli quando lui ha tirato la goccia dritta qua. Bastone. Sai che in realtà forse... No, no, dai, è troppo grande per essere una zona aggiuntiva quella. Questa è quella aggiuntiva, di sicuro. Dov'è l'orsetto stro... Ah, eccolo, l'ho visto apparire dal soffitto. E infatti, guarda un po', avevo ragione. Sapevo che mi avresti salvata. Allora, siamo a 3 cuccioli e 55 ossa. A questo giro secondo me ce la facciamo. Dicevo, a questo giro secondo me ce la facciamo a prenderne un po' di più di ossa. Che palle che qua c'era un... No, la mia vita. Dicevo, che palle che qua c'era una cura, vabbè. Tanto la userò, esatto, adesso di sicuro. Ecco, qua, allora lì c'è un osso. Qua c'è di nuovo la mia cura. Ecco, a posto. E da questo lato ci sei di nuovo tu. Ciao. Ma forse... Allora, non per dire la stessa cosa, ma questa zona qui mi ricorda tantissimo il nascondiglio dei talebani di Postal 2. Dio mio. No, è uno scivolo questo. Non riuscirò a prenderli tutti. A meno che non continuo a zampettare. Non vi impedirei di prendere il mio osso. Maledetto. Ah, ormai è andata, vero? Ah. Ma dai. No, non voglio morire. Non voglio morire, aiuto. Ah, ma allora, a questo punto lo devo tentare. Già, come immaginavo. C'è modo di tornare indietro? Non credo. Non credo ci sia modo, vero? C'è un cane qui però. Ah! Vabbè. Sei troppo forte. Bella sorella. Allora, io pensavo che finire nel vortice significasse morte.
Eh no. Vaffanculo. Ah, di nuovo qui siamo. Vabbè. Prendiamo almeno questi qua. Ui, la la telecamera. Dicevo. No, sono caduto. Vabbè, ascolta. Chi se ne frega del completismo? Scaricata dal cesso. Fanculo il completismo, divertiamoci. Non so cosa ho attivato. Chester, dove siamo adesso? Non ne sono certo, ma dovrebbe essere una vecchia stazione del periodo vittoriano ormai abbandonata. Che scoperta! Che storia! Siamo vicini all'uscita? Credo di sì. Prova ad accendere la luce. Sarà più facile trovare l'uscita. Grazie mille, Chester. Speriamo di rivederci un giorno. In teoria l'ho accesa, ma non è successo nulla. Ah, ok, questa era la luce accesa? Ma a parte tutto, coso del periodo vittoriano con la corrente, con le lampadine del 1900. Mad Dog! Abbiamo perso uno dei cani da questo giro. Piacere vederti. Anche per me. Sono contento che stai bene. Un po' mi scoccia però lasciare indietro un cane, sai? Finché sono gli ossi. Vabbè, però. Ma finché, come direbbero giù al sud, è to frate, è to sor. Magari, dai, andiamo a cercarli. La vera domanda è dove potrebbe essere. Ok, rieccoci qua. Bello. Vabbè. Aspetta una... Ah, peccato che non si può vedere in alto in sto gioco. Allora, abbiamo bisogno di una chiave, quindi. E lì c'è nostro fratello. Immagino che la chiave ce la daranno una volta abbattute le due navi. Ovvio. Che io lo so che ho detto che il completismo va bene. Però, sai, finché è solo prendere un osso che ci manca su 100, me ne faccio una ragione. Finché lasciare, diciamo, un elemento più importante come il collezionismo del cucciolo, magari uno sforzino extra te lo fo, dai. La cosa incredibile è che siamo a 93 ossa. Quello, ok. Più che altro anche sei prendendo quelle che cucciolo. Ho mancato nei vari tubi che si scivola in automatico. Mi sa che non ci arrivo comunque a 100, sai. 94. Sì, non ci arrivo lo stesso, sai. Anche prendendo l'ultimo che è qua arrivo a 90. Esatto, 95, vabbè. Ormai ce ne mancherebbero 5 che probabilmente sono nascosti, ma a questo punto, come ho detto più di una volta, me ne frega relativamente. L'importante è completare, diciamo, la parte più importante, quella dei cuccioli. Che dobbiamo arrivare a casa con mamma e papà, che ci sono tutti quanti i fratellini e le sorelline.